Il mio gruppo è Guerriglia Sardegna. La nostra è principalmente una proposta creativa che vuole essere un'alternativa rispetto alle forme di promozione tradizionale della Sardegna, quelle che si fanno appunto con i canali tradizionali. Perché guerriglia? Perché guerriglia è quel tipo di marketing che si basa su il blogging, sul flash mob, su appunto gli SMS virali, sui video su YouTube, che utilizza cioè sistemi non convenzionali di promozione. Non esistiamo ancora, siamo un'entità, però vogliamo farci conoscere. E il primo sistema che abbiamo pensato è quello di partire con un video virale, o una serie di video virali che siano legati alla Sardegna, alla tradizione, cioè alla cultura sarda più antica. L'ipotesi che abbiamo pensato è una serie di video di avvistamenti alieni in zone nuragiche oppure archeologiche della Sardegna. Quindi da questi inizio di, come dire, per farsi conoscere, noi pensiamo di raggiungere in questo modo, diciamo così, canali di stampa, di essere comunque conosciuti sia in Italia che all'estero, naturalmente spingendo molto su questo, poi finché sarà svelato il gioco, diciamo, e quindi nascerà l'idea appunto degli alieni in Sardegna, con una pagina Facebook, con un sito internet, e in questa pagina appunto avremo la possibilità di, insomma, iscriversi gli utenti, noi ci auguriamo il più numerosi possibile, in modo poi da avere la possibilità di avere una profilatura di queste persone, che possono essere in Italia, all'estero, e da qui naturalmente con questa proposta, con questa base, possiamo andare sul mercato delle aziende e degli enti sardi con lo stesso sistema, cioè la promozione non si fa non si fa tanto con i canali normali, ma si fa con la guerriglia. Faccio un esempio, si va alla regione Sardegna e si dice andiamo a Milano con 100 mamutones, flash mob. Si va lì e si fa un evento di questo genere, che magari si fa in associazione a un'agenzia poi tradizionale che dopo 3 giorni in Piazza Duomo metterà uno stand, per esempio. Però intanto noi ci siamo fatti conoscere con un evento che spacca, diciamo così, la normale forma di tradizione. Oppure facciamo un altro esempio, apriamo una pagina degli amici del Curugiones su Facebook, magari accompagnata con altri eventi di questo genere, e facciamo in modo che poi le aziende che sono i ristoratori oppure appunto i professionisti che sono legati a, che producono Curugiones, siano la pasta tradizionale, si possano iscrivere, possano avere appunto una visibilità su queste pagine. Vengono tante idee che possono essere, diciamo banalmente, quella appunto degli adesivi nelle città più disparate d'Europa, ma possiamo avere tante, tante altre idee. Abbiamo avuto anche l'idea di Atlantide, di far uscire a Porto Cervo una serie di persone dall'acqua, i vecchi sardi che arrivano da Atlantide e tornano in Sardegna, per dire delle possibilità. Io penso che da questo punto di vista possa esserci un interesse, perché comunque i costi sono molto ridotti rispetto ai canali tradizionali di pubblicità, e l'effetto è probabilmente più mirato, ecco, nel senso che una volta che poi si capisce che tipo di prodotto si va a proporre, il cliente potenziale arriva con una preparazione diversa, cioè lui riesce a collegare quell'evento poi con la ditta o col luogo che abbiamo pensato di promuovere. Questo è più o meno l'idea. Poi tutti i contributi sono ben accetti. Ecco, bravo. Ma questa è solo una strategia di promozione per qualsiasi tipo di attività, nel senso che si può realizzare in Sardegna, cioè potrebbe essere associata a qualsiasi delle reti che è stata fatta? Infatti tutti gli altri gruppi sono nostri clienti, abbiamo anche pensato. Perché se poi loro arrivano, questo è un modo per acchiappare, però se poi arrivano e non hanno appunto un territorio pronto ad accoglierlo in termini di infrastrutture, di servizi, sì, eccetera, quindi certo. Lì si sentono presi in giro. Quindi secondo me è un ottimo modo per associare, cioè io lo parlo di questa comunicazione perché è un po' di quello, per acchiappare le persone. Farle e attirarle in merito alle, a magari ai progetti invece strutturali che vengono proposti per sì, ma in infatti cioè, potrebbe essere legato a qualsiasi tipo di attività. Faccio un esempio, i consorzi di ospitalità, cioè gli alberghi diffusi, per esempio. In realtà non è una strategia, è un metodo di monetizzazione della promozione sociale del territorio.
noi oggi ci siamo partiti da, scusami se siamo partiti da una domanda, no? Che è quella: chi è che si può permettere di vendere il brand Sardegna? Che cosa vuol dire il brand Sardegna? Quindi questa qua è stata la domanda iniziale. Quindi abbiamo pensato a una strategia di valorizzazione del territorio, quindi è un sistema che è multifunzione ed è applicabile a tantissime realtà. Ovviamente basandoci sul tema della giornata, che è quello dell'innovazione del 2.0, abbiamo pensato a una piattaforma very low budget per una monetizzazione che potrebbe essere più alta. È molto facile fare una cosa 2.0 con un investimento grossissimo, una monetizzazione poi di conseguenza deve essere necessariamente forte. Però io ho visto una cosa, che generalmente tutti i progetti hanno necessità di uno stanziamento pubblico. In un'economia che è globale, andare sempre dall'amministratore, tirargli la giacca e poi lamentarsi che il risultato non è quello che volevi all'inizio perché sei dovuto scendere a compromessi, mi sembra una cosa poco 2.0, sinceramente. Quindi abbiamo pensato a un sistema di questo tipo. Ma la mia, da questo la motivo.